Tornano i Racing Podcast dopo la pausa estiva e riprendiamo a commentare gli sport motoristici con una gara straordinaria che si è appena conclusa in quel di Monza per il Gran Premio d'Italia della Formula 1. È successo veramente di tutto, un episodio tanto discusso tra Hamilton e Verstappen, una vittoria inaspettata, una gioia personale come tifoso, visto che la McLaren non solo vince ma fa doppietta e per il mondiale invece si di fatto traduce tutto in un nulla di fatto, in una gara veramente incredibile che compensa ampiamente quello che fu la gara di Zandvoort. Una gara abbastanza noiosa con pochi sorpassi, una gara più di strategia ma un circuito bello per le qualificazioni. Qui invece quello che è cambiato è semplicemente il vantaggio di Verstappen su Hamilton, ma soltanto perché c'è stata la gara sprint del sabato, format che peraltro a me non piace, dove appunto Verstappen ha avuto la meglio di un Hamilton abbastanza incolore, per usare un eufemismo. È stata una gara comunque condizionata comunque da una ottima partenza delle due McLaren, perché sia Ricciardo che Norris hanno avuto un buonissimo spunto e per tutta la gara fino ad arrivare all'episodio tanto discusso le McLaren sembravano già la macchina dominante, quantomeno in questa pista. Per darvi l'idea, sia Hamilton su Norris sia Verstappen su Ricciardo con DRS aperto non riuscivano evidentemente a superare una McLaren che aveva veramente una velocità di punta importante e invidiabile ovviamente per tutte le altre vetture in pista. Arriviamo comunque a quello che è l'episodio tanto discusso, prima di concedere il giusto momento di gloria alla mia McLaren che torna a vincere dopo 8 anni. Siamo al 26esimo giro dei 53 previsti, Verstappen si è già fermato, ha compiuto peraltro un pit stop eterno causa un mancato inserimento della posteriore destra e quindi fa un pit stop molto molto lungo. Qualche giro dopo si ferma pure Hamilton, che anche lui fa un pit stop molto lungo ma non eterno come Verstappen, ballano 7 secondi tra i due. Il fatto è che appunto sia Verstappen che Hamilton si ritrovano letteralmente affiancati alla prima variante e arriva veramente il patatrack, per cui i due piloti di fatto si autoeliminano. Questo è il frame finale che di fatto dà appunto la parola fine alla gara sia di Verstappen sia di Hamilton, ed è per questo che dico che c'è un nulla di fatto in testa al mondiale, scusate il gioco di parole, ma è giusto analizzare quello che è successo, perché questo incidente fa il paio con quello che successe a Silverstone, dove Hamilton da secondo buttò fuori di fatto Verstappen in un ingresso molto garibaldino al primo giro in curva Cops, con Verstappen che letteralmente finì in tribuna. Qui per fortuna nessuno finì in tribuna, ha detto però che, come ho detto per Silverstone, anche qui parliamo di un incidente di gara. I motivi sono i seguenti: è vero che Hamilton esce davanti perché Hamilton è letteralmente appena uscito dal pit stop, l'errore che fa Hamilton però è quello di chiudere verso l'esterno, dove Verstappen sta cercando di impostare la prima variante dalla parte larga. D'altro canto però poi nella prima variante è difficilissimo starci in due, se non ovviamente in alcune situazioni particolari, vedi per esempio la partenza. Verstappen, anziché frenare, va avanti nella sua traiettoria, finisce letteralmente fuori pista, prende i panettoncini che delimitano la via di fuga in asfalto, salta sopra questi cordoli aggiuntivi e di fatto finisce sopra Lewis Hamilton in questa immagine abbastanza emblematica, in una gara che di fatto appunto esclude i due migliori contender per il titolo del mondo, e dunque con questa esclusione ovvio c'è spazio per gli altri, in questo caso la McLaren, che farà una doppietta storica e mi regala veramente una gioia incredibile da tifoso, tanto da evocare ufficialmente il trionfo McLaren, come appunto avete letto anche dal titolo di questo Racing Podcast. Sull'incidente in sé, appunto, questo è un incidente di gara, non sono state combinate secondo me penalità, perché comunque verranno analizzate per via della prossima gara che sarà a Sochi tra due settimane. Certo è chiaro ed evidente come questo mondiale si giochi evidentemente sui dettagli. In una gara di questo tipo, a mio modo di vedere, né Hamilton né Verstappen avrebbero concluso la gara nelle prime posizioni, quantomeno per la vittoria, perché comunque le McLaren erano delle vetture che andavano battute, quantomeno in questa pista. Va detto però che Verstappen aveva già ottenuto il vantaggio sulla qualificazione sprint, visto che con la penalizzazione di Bottas, che avrebbe vinto la gara al traguardo ma retrocesso in ultima posizione, Verstappen aveva preso 3 punti addizionali e dunque il vantaggio è arrivato a 5 punti tra l'inglese e l'olandese. Va detto però ulteriormente che ogni dettaglio appunto fa la differenza, così come poteva fare la differenza il giro veloce a Zandvoort, era importantissimo finire davanti al proprio rivale, visto che evidentemente da qui alla gara numero 22, che sarà ad Abu Dhabi a dicembre, ci sarà una lotta tra questi due grandissimi campioni che se ne stanno dando veramente di santa ragione e per lo spettacolo regalano veramente tanti episodi controversi e oltremodo tanto spettacolo. Questo è un episodio discusso, non come quello di Silverstone, dove appunto, ripeto, lì secondo me fu incidente di gara, perché ricordiamo che Hamilton, è vero, fa un ingresso garibaldino
ma Verstappen chiude come se l'altro non ci fosse, qui è un incidente di gara per motivi diversi. Hamilton sbaglia nel chiudere troppo Verstappen verso l'esterno, ovvio che in quella curva però Verstappen deve frenare e lasciare spazio a Hamilton cercando di passarlo evidentemente alla curva Guiassono o alla variante della Roggia. Comunque Monza in ogni caso è un circuito che presta tantissime occasioni di sorpasso, e mentre Verstappen ha accusato un pochino di fretta, il continuare a insistere appunto di Verstappen in mezzo alla prima variante lo ha portato a finire letteralmente sopra Hamilton in un incidente che in altre condizioni sarebbe stato molto molto pericoloso. Meno male che in questo caso c'era Leilo a proteggere i due piloti, soprattutto in questo caso Hamilton, che intervistato peraltro da Sky ha rilasciato letteralmente fase di circostanza, ma è evidente che tra i due la tensione è massima, considerato che appunto per la prima volta dopo tanti anni Hamilton sta avendo un avversario di livello assoluto quasi come lui, e dall'altro canto Verstappen si ritrova finalmente con una macchina competitiva, e abbiamo sempre detto che Verstappen con una macchina competitiva poteva giocarsi il mondiale. Fatto sta che con questo incidente di Monza si risolve tutto in un nulla di fatto. Il vantaggio di Verstappen è di 5 sole lunghezze e ne riparleremo a Sochi tra 2 settimane. Tornando invece alla gara del presente, c'è da celebrare l'ottava vittoria della carriera di Daniel Ricciardo, che di fatto la vince fin dall'inizio, ed è una vittoria oltremodo meritata in questo caso per il pilota italo-australiano, perché in partenza l'australiano ha la maggior trazione e lo spunto vincente, perché riesce ad avere la meglio di Verstappen. E come dicevo prima, per tutta la durata della gara, prima dell'incidente tanto discusso, Verstappen non riuscirà mai a superare Ricciardo con DRS aperto, segno che la grande velocità di punta della scuderia inglese aveva fatto veramente da fattore importantissimo in questa competizione. E lo stesso discorso appunto si poteva applicare con Hamilton e Norris, una McLaren che poi appunto sfruttando i ritiri di Verstappen e Hamilton si ritroverà in una posizione clamorosa. Perché è vero, c'è la safety car che andrà a rimescolare le carte, quindi per un attimo Leclerc sarà secondo, ma poi Norris supererà Leclerc e ci sarà spazio per un qualcosa di storico, perché il traguardo recita così: Ricciardo primo su McLaren Mercedes, secondo Lando Norris su McLaren Mercedes, e terzo sarà Valtteri Bottas e non Sergio Perez, che giustamente viene penalizzato per aver tagliato la variante della Roggia e non restituire la posizione a Charles Leclerc, per cui Perez in realtà verrà contato quinto in classifica e Bottas salirà sul podio. Ma questa immagine è un'immagine molto bella, quella di Ricciardo che torna dopo 8 anni, l'ultima vittoria fu a Monaco 2018, 3 ovviamente non 8, a vincere in Formula 1. Da 8 anni in generale la McLaren non vinceva, a memoria la vittoria fu dell'idolo delle folle Jenson Button, e addirittura da 11 anni la scuderia inglese, che tanti anni fa si giocava il mondiale con Raikkonen, con Häkkinen, contro la Ferrari dei tempi d'oro, torna a fare un risultato straordinario con un pilota, Ricciardo, che si riscatta dopo veramente un anno difficilissimo, dove di fatto le ha prese sempre da Lando Norris. Qui invece appunto complice una partenza incredibile e un passo oggettivamente irraggiungibile per tutti, tant'è vero che l'italo-australiano farà anche il giro veloce della gara, evidentemente certifica l'ottava vittoria della carriera di Daniel Ricciardo come oltremodo meritata. E dunque suona per lui Advance Australia Fair, l'inno nazionale australiano, e con questa vittoria Ricciardo sale a 83 punti in classifica nella gara degli altri, appunto perché così come a Baku Verstappen e Hamilton si ritirano per motivi diversi, e evidentemente c'è gloria per quelli che potevano ambire agli altri obiettivi. In questo caso la McLaren fa un qualcosa di straordinario, un trionfo assoluto, perché era di fatto in lotta con la Ferrari per il terzo posto del mondiale costruttori, e evidentemente questi punti pesantissimi spostano oltremodo gli equilibri. Terzo è Valtteri Bottas, che è l'uomo obiettivamente insieme a Giovinazzi più sfigato del mondo, e tra poco ci arriviamo anche su Antonio Giovinazzi, perché per una volta che era lui la Mercedes più in palla riesce a vincere meritatamente la gara sprint del sabato, che peraltro è stata anche una noia mortale per quanto mi riguarda, ma per via di aver cambiato tutta la power unit deve partire dalla 19ª posizione. Per fortuna comunque per Bottas c'è una Mercedes almeno per questa parte di stagione, e poi dopo dovrà rimontare fino alla 3ª posizione. Dunque Bottas in realtà fa una gara comunque di rimonta, finire sul podio obiettivamente era il minimo sindacale, si poteva pensare che evidentemente Bottas andasse alla vittoria, ma evidentemente non era così, visto appunto la superiorità di questa McLaren. C'è spazio dunque anche per altri piazzamenti importanti, tra cui di una Ferrari che riesce comunque a riscattarsi dopo comunque una gara in difesa, un po' come quella di Zandvoort, dove evidentemente la Ferrari ha dato segnali più importanti, soprattutto nelle prove libere. Qui dove
di fatto conta molto di più il motore, la Ferrari non era di fatto un fattore, ma comunque sfruttando anche lì il ritiro dei due piloti davanti, Leclerc e Sainz completano una top 6 veramente interessante, con il monegasco quarto, Perez abbiamo detto quinto, Carlos Sainz invece sesto. Carlos Sainz peraltro protagonista di un incidente con Giovinazzi al primo giro, dove Giovinazzi rientra dopo aver perso il controllo alla rampa della Roggia, rientra Sainz, lo butta fuori, viene però data la penalità al povero Antonio Giovinazzi, che già le voci di mercato lo danno fuori, in più queste cose ci si mettono anche come sfiga, e il Giovinazzi probabilmente completerà la gara in 13ª posizione, complice anche tutte le varie safety car. Per quanto riguarda gli altri piazzamenti in top 10, abbiamo la 7ª posizione di Lance Stroll, dunque altra gara a punti per il pilota canadese. 8º per quanto riguarda la gara di Monza è Fernando Alonso, che comunque rimane uno dei grandi veterani in pista, dopo che l'anno prossimo Kimi Raikkonen si ritirerà. Peraltro Kimi Raikkonen oggi non era presente a Monza per via della ancora positività al Covid-19, e nella gara italiana, così come a Zandvoort, è arrivato Robert Kubica a sostituirlo, peraltro discretamente, facendo una onesta top 15. 9ª posizione per George Russell, che dopo il podio farsa a Spa e una gara incolore a Zandvoort riesce ad arrivare a punti in una gara vera. 9ª posizione per il pilota inglese, che peraltro sarà ufficiale in Mercedes l'anno prossimo, e mi verrebbe da dire era ora. Ultima posizione a punti per Esteban Ocon, che dopo la vittoria incredibile in Ungheria di fatto si è un po' plafonato nelle posizioni di fatto della zona bassa dei punti. Comunque ancora una volta posizione costante per il pilota francese. Una gara di Monza veramente incredibile e straordinaria, che di fatto bissa quella dell'anno scorso, dove vinse Gasly. Peraltro Gasly non l'ha neanche di fatto cominciata la gara, un po' figlia della penalizzazione eccessiva della gara sprint, che l'ha visto di fatto ritirarsi e finire ultimo. La partenza da ultimo poi l'ha condizionato. In generale l'Alfa Tauri poi non ha neanche preso parte alla gara del tutto, perché Gasly è durato un giro, Tsunoda manco è partito. In tutto questo c'è da appunto ricelebrare ancora una volta il trionfo della McLaren, che veramente mi fa commuovere e urlare di gioia interiormente, perché ti fa una scuderia che per anni e anni non vince, è nel baratro delle classifiche, dopo il progetto con Honda che è fallito miseramente, dopo anni e anni di ricostruzione sono arrivate grandi soddisfazioni con i podi di Norris l'anno scorso, e qui una doppietta era qualcosa di allucinante. Si poteva pensare forse a un podio in condizioni normali, perché Verstappen e Hamilton hanno un passo e una forma veramente irraggiungibile, fatto sta però che bisogna anche sfruttare le occasioni che si presentano, e dunque gioia e tripudio per la McLaren Mercedes, con primo Daniel Ricciardo all'8ª vittoria della carriera e secondo Lando Norris, che comunque zitto zitto è arrivato al 4º podio della stagione su 14 gare, anche se va detto a onor del vero, al netto del tifo, che il mio rider del giorno, driver meglio, non può che essere per una volta Valtteri Bottas, perché è vero che ha una Mercedes, ma comunque in una pista dove anche il suo compagno di squadra ha fatto oltremodo fatica, perché ricordiamo che Hamilton ha sbagliato la partenza in gara sprint e non è poi riuscito a recuperare posizioni. Bottas è dovuto partire dal fondo per un motore nuovo ed è comunque arrivato terzo, sfruttando qualche circostanza fortunata, vedi per esempio la safety car, ma comunque terzo ci deve arrivare, e altri piloti anche più bravi di lui, vedi appunto per esempio Hamilton, non hanno cavato a riuscire delle posizioni a guadagnarle. Di conseguenza, per una volta il buon Valtteri Bottas si becca il mio premio di driver del giorno, considerato appunto tutta la circostanza, e anche considerato che saranno le ultime gare in Mercedes per questa stagione, considerato appunto che l'anno prossimo sarà evidentemente in Alfa Romeo e al suo posto appunto andrà George Russell. Mi aspettavo molto di più in realtà da Sergio Perez, perché comunque con una macchina competitiva e una Red Bull fuori ci poteva aspettare che Perez potesse puntare al podio. Evidentemente per le stesse caratteristiche di Bottas non è stato così, va detto che Bottas era più performante di Sergio Perez, che dopo l'annuncio del rinnovo evidentemente si è un po' plafonato anche lui. Evidentemente potrebbe essere lui una mezza delusione del giorno, oppure potremmo parlare anche di Sebastian Vettel, che è stato molto spesso coinvolto in incidenti ed è finito anche lui in posizioni che di fatto non gli competono, per quantomeno per Palmarès. In ogni caso c'è da tenere d'occhio cosa succederà tra Hamilton e Verstappen, e se ne riparlerà a Sochi, dove sarà presente anche la Formula 2 insieme alla Formula 3, che concluderà lì il suo campionato. Parlando appunto della Formula 2, che ha ripreso le ostilità dopo 2 mesi di pausa, 3 gare nel circuito Brianzolo di Monza con 3 vincitori diversi. Il primo è Theo Pourchaire, uno dei talenti più incredibili del vivaio della Sauber, lui che corre per il team Art Grand Prix, una gara dominata per il pilota francese, uno dei più giovani in gara del circuito della Formula 2
2, Purcher è un classe 2003, non ha ancora 18 anni e comunque dimostra veramente di avere un grande manico, e per lui suona la Marsigliese. La gara sprint numero 2, quella del sabato pomeriggio, vede un altro vincitore diverso. Stavolta parliamo di un Red Bull Junior Team, ovvero Ihan Daruvala, il pilota indiano, con in seconda posizione Ben Vishkal della Trident, team tutto italiano di Milano, del papà di Luca Salvadori, e terzo Robert Schwarzman, che ha dovuto raccogliere dei punti importanti per continuare evidentemente la rincorsa al titolo di Formula 2, che per il momento lo vede un pochino staccato. Un titolo di Formula 2 che però sembra quantomeno indirizzato verso due grandi contender: uno è Guan Yu Zhou, l'altro è Oscar Piastri, che vince la gara che conta di più, quella lunga col pit stop, dominando di fatto fin dalle qualificazioni del venerdì. Sfrutta a grandissimo modo la pole position, era meglio del suo diretto rivale Guan Yu Zhou, che finirà secondo, e dunque per il pilota australiano è leadership del campionato a 149 punti contro il 134 del cinese Guan Yu Zhou. Ricapitoliamo dunque i podi: vince Theo Pourchaire la prima gara del sabato mattina e per lui suona la Marsigliese; secondo è il cinese Guan Yu Zhou, che comunque fa due podi in tre gare, anche se gli manca ancora quel qualcosa in più per arrivare alla coda della vittoria; e terza posizione per Christian Lundgaard, uno delle eterne promesse del motorsport, ma che quest'anno sta attraversando una stagione oltremodo complicata con il Team Art, un po' per la convivenza con Theo Pourchaire e un po' per non aver mai capitalizzato il grande talento che ha evidentemente a disposizione. Seconda gara del sabato la vince Ihan Daruvala, Team Carlin o Red Bull Junior Team, per lui suona l'internazionale indiano Yana Managana. Seconda posizione per Ben Vishkal, che di fatto è al primo podio della carriera in Formula 2, lui pilota olandese che corre appunto per il Team Trident, e terza posizione per Robert Schwarzman, che comunque fa una gara costante e cerca in qualche modo di limitare i danni. Non lo farà però purtroppo nella gara che conta di più, dove appunto vince Oscar Piastri, e come per Daniel Ricciardo, per lui suona Advanced Australia Fair, Guan Yu Zhou limita in qualche modo i danni e finisce secondo. E terza posizione per Daniel Tictum, sfortunatissimo qui il pilota inglese, che sfrutta una safety car propiziatoria per cambiare le gomme, avere le gomme più morbide con gli altri a gomma dura, rientra undicesimo alla bandiera verde, cerca di arrivare alla vittoria che sarebbe stata meritatissima invece per un'altra safety car, finisce terzo. Tanta sfortuna per un pilota che in questo caso avrebbe meritato molto molto di più, seppur abbia un carattere fumantino, ma Tictum lo conosciamo anche così. Parentesi sugli italiani: non c'era Matteo Nannini, che è tornato a correre in Formula 3, e lo troveremo evidentemente a Sochi per la categoria dove è più competitivo. C'era Alessio Deledda, che ha fatto una buona gara per le sue potenzialità in gara 1, finendo 13esimo, 19esimo nella seconda gara, purtroppo ritirato nella gara sprint, e lo ritroveremo anche lui a Sochi nella categoria propedeutica maggiore, mentre appunto Nannini e Lorenzo Colombo, altro italiano molto molto bravo, lo ritroveremo appunto sempre nella stessa pista in un mucchione di categorie propedeutiche che non un po' al programma di un tempo, con appunto Formula 1, Formula 2 e Formula 3 tutte nello stesso circuito, con la Formula 3 che assegnerà il titolo di campione della categoria nel circuito russo, mentre appunto la Formula 2 avrà altri due appuntamenti oltre quello, che si terranno tutti però in Medio Oriente a dicembre tra Arabia Saudita ed Emirati Arabi. Tutto questo però per concludere questo Racing Podcast, che tornerà tra due settimane per quanto riguarda la Formula 1 con il commento al GP di Sochi, mentre per quanto riguarda le altre programmazioni non uscirà il Racing Podcast per quanto riguarda la MotoGP ad Aragon. Ci ritroveremo direttamente settimana prossima per quanto riguarda la Superbike, che avrà la gara di Barcellona, e la MotoGP che avrà la gara di Misano, e dunque lì riprenderemo ufficialmente il commento delle gare dei prototipi, e appunto con la Formula 1 invece tra due settimane a fine settembre campione di Russia. In ogni caso fatemi sapere cosa ne pensate di questo Racing Podcast e soprattutto dell'incidente tra Verstappen e Lewis Hamilton. Il saluto da parte di Matteo Torgard, ci vediamo al prossimo video.